Assessore del Comune di Lanciano Paolo Bomba, alla presentazione oggi dell'ottava edizione della Notturna Lancianese, una bellissima iniziativa che torna dopo la pausa Covid. Sì, sicuramente una bellissima iniziativa che tutta l'amministrazione ha voluto supportare. È una manifestazione che si svolge in notturna il 2 giugno, è una corsa passeggiata, fra virgolette, dove possono partecipare tutti, quindi anche genitori e figli, e ha una particolarità che si svolge in notturna e che soprattutto attraversa tutti e quattro i quartieri storici della nostra città. E quindi è un evento che ha come intento fare sport, mettere insieme, coniugare lo sport con le bellezze architettoniche della nostra città. E quindi è rivolto non solo ai lancianesi, ma a tutte le persone che vorranno, insomma, venire a Lanciano per conoscerla proprio da vicino attraverso una passeggiata. Sicuramente sì, l'auspicio è proprio questo, che oltre ai lancianesi ci siano anche tante persone che arrivano da fuori e che parteciperanno all'evento. Ci sarà sicuramente qualche piccolo disagio per i residenti del centro storico, ma credo che sopporteranno volentieri per poter far ammirare la bellezza del nostro centro storico a chi il centro storico non lo conosce. Assessore Tonia Paolucci, sicuramente una bellissima iniziativa che coinvolgerà tutta la città, anche tutto il centro storico. Sì, è un'iniziativa che abbiamo da subito supportato proprio perché c'è questa, diciamo, passaggio nel centro storico molto importante che comunque dà un valore aggiunto a questo bellissimo centro storico, soprattutto in notturna, quindi molto particolare, ha i suoi problemi perché interessa un importante tracciato, però abbiamo cercato di mediare un po', questo è il bello della manifestazione, con un po' i problemi che possono avere i residenti all'interno del centro storico. Quindi sarà comunque la zona chiusa al traffico, però tutte le persone che entrano o comunque abitano all'interno e che hanno la propria autovettura all'interno del percorso potranno uscire comodamente senza problemi, basta praticamente prestare una maggiore attenzione, anche perché l'organizzazione ha composto, diciamo, diverse persone proprio per la tutela e la sicurezza sia di chi partecipa che degli stessi residenti. Quindi sarà una bella giornata di sport, una bellissima giornata per il nostro centro storico che speriamo goda più in là anche di altre manifestazioni. Il 2 giugno organizziamo questa gara che in realtà sono 3 eventi in uno, perché ci stanno la gara dei ragazzi che si inizierà alle 16 e che sarà con la collaborazione della Nuova Atletica Lanciano, e poi alle 20 partono sia la gara competitiva che la non competitiva. È lo stesso percorso, è un anello da 4 km che la non competitiva farà una volta, la competitiva invece farà due volte, quindi per un totale di circa 8 km e qualcosa. La cosa forte, diciamo, il punto forte della gara è sicuramente il percorso, perché abbiamo scelto tutta la parte storica, quindi daremo un po' di fastidio, diciamo, ai residenti, però, diciamo, chi verrà anche da fuori potrà apprezzare Lanciano anche e soprattutto poi anche la sera, che è particolarmente bella. Quindi c'è tutto il percorso che tocca i 4 quartieri storici della città di Lanciano, un po' tutta la parte sia storica medievale ma anche la storia più moderna, il monumento ai martiri. Vogliamo coinvolgere anche la cittadinanza con la passeggiata di 4 km passando nei 4 quartieri storici di Lanciano. Bella di sera Lanciano, una città molto attraente, e quindi quale occasione per poter camminare 4 km al centro storico senza traffico il 2 giugno. Vi aspettiamo tutti. E c'è anche un risvolto benefico. Sì, esatto. Alla fine della manifestazione il ricavato, quello che poi sarà, lo sapremo la sera stessa, sarà devoluto per la realizzazione di una mensa dei poveri nel comune di Lanciano.